Ciao a tutti, inchiostri, due inchiostri blu Pelican. Allora abbiamo un 4001 e una serie Edelstein. Due parole su Pelican. Pelican propone questa serie 4001 che è un cavallo di battaglia, un inchiostro che costa relativamente poco e offre tantissimo e poi ha creato, come molte altre aziende del settore, una serie invece più prestigiosa di inchiostri più performanti, a detta di Pelican, non solo nella formulazione e quindi nella composizione, ma anche nelle tonalità. Allora, sì, è vero, cambia molto, cambia abbastanza la formulazione dell'inchiostro perché ha delle caratteristiche un po' diverse, senz'altro i colori, le timbriche dei colori sono veramente molto belle. Molto spesso è stato eletto inchiostro dell'anno, troverete una bella scelta. Anche il packaging cambia ed ovviamente cambia anche il prezzo. Cambia anche il prezzo. Dicevo, andiamo a vedere un attimo il packaging, quello della 4001 che è comune un po' agli altri che vi ho mostrato, una scatoletta di cartone, nulla di che, ma a noi come sempre interessa il contenuto. Un bel calamaio in vetro di 30 millilitri. Il tappo è un tappo che quantomeno riporta il logo sovrastampato sul tappo. In questo caso abbiamo il blue black, un blu scuro della Pelican. Caratteristica di questo inchiostro è che tende ad addensarsi con il tempo. È uno di quegli inchiostri che, allora, un po' tutti quanti per ossidazione tendono ad asciugare l'acqua che fa parte della formulazione evapora, ma questo in particolare diventa bello bituminoso, bello denso. Andiamo a vedere invece com'è questo Edelstein, che è la linea più preziosa. Innanzitutto anche il packaging è diverso, guardate che bella confezione, con la aletta, addirittura i due tamponcini in foam eccoli qua, per mantenere sempre in equilibrio la boccetta, e un calamaio che secondo me è uno dei più belli che ci siano. È proprio bello, un po' come il Pilot che vi illustravo, c'è un'abbondanza di vetro anche nelle pieghe che crea dei riflessi veramente molto belli. È un calamaio che potremmo dire molto fotogenico. Come vedete, non è più soltanto sovraimpresso, scusate, pressofuso il logo, ma è anche verniciato in argento, quindi gli dà una conformazione ancora più elegante. Anche il tappo non è semplicemente rotondo con una ghiera fitta, ma è sfaccettato. Il calamaio è bello. Le tinte, allora, in questo caso abbiamo il Sapphire. Andiamo anche a dire che Pelican, quantomeno con questa serie, a differenza di altri produttori che utilizzano un'economia di scala diversa, è andato a marcare calamaio per calamaio con il nome dell'inchiostro, e questa è una cosa che apprezzo molto, anche perché stiamo parlando di inchiostri da 18-20 euro a calamaio, e insomma, quantomeno la personalizzazione con l'inchiostro, quello sì, non solo per riconoscerlo, ma anche per il piacere di averlo davanti. Come sempre, però, ci interessa come funzionano e come scrivono questi inchiostri. Allora andiamo a vedere subito con una prova. Ne apro uno, il 4001, vediamo un pochettino. Come sempre, per tutti i 4001, una bella bocca larga che possa ospitare anche penne grandi con un diametro generoso, quindi poter intingerle e caricare l'inchiostro senza nessuna difficoltà. E quest'altro com'è? Andiamo a vedere anche questo. E il suo gemello è ancora più bello, veramente una bellissima tinta, anche questo molto largo. Allora, cominciamo un pochino a vedere come scrivono. Comincio col 4001, perché la domanda che tutti quanti ci poniamo ogni volta che andiamo a comprare questi inchiostri così, diciamo, anche costosi, ma vale veramente la pena? Cioè, vale il gioco questo inchiostro? È così, diciamo, costa di più, vale realmente tanto di più? Lo andiamo a scoprire subito. Allora, cominciamo con me. Ho una Pelican M150. Allora, vediamo un pochettino. Sì, scorrevolezza, certamente. Certamente c'è la scorrevolezza, però si sente un inchiostro molto denso, molto viscoso, molto, ve l'ho detto, ricorda un po' quasi il bituminoso da quanto è denso. Poi, in particolare, questo qui che vi sto mostrando è un blue black che ha subito anche qualche piccolo intervento da parte mia, nel senso che l'ho scurito ulteriormente cercando veramente un blu notte che
che non mi soddisfava la tinta originale, quindi l'ho mischiato con un po' di Pelican, sempre 4001, Pelican M150, stiamo scrivendo con una punta fine. Comunque l'inchiostro è veramente molto molto bello, vorrei provare subito su una carta diversa perché la carta Rodia, come sapete, è liscia, a me interessa fare una bella prova anche su una carta un po' più porosa e vedere come scrive in questo caso. Abbiamo ink, se ci stiamo dentro con l'inquadratura. Sì, è molto bello anche qui. Pelican 4001. Black. Ecco, non è un inchiostro fra quelli che io utilizzo, perché come vi ho sempre detto, i Pelican li trovo comunque un po' troppo sciolti, cioè dedicati ad una scrittura per chi deve appuntare, per chi deve scrivere velocemente, tanto è vero che come vedete lo stampatello, stampatello maiuscolo ad esempio, è una goduria perché fila via liscio senza nessuna titubanza. Andiamo a provare un pochettino come se la cava invece quell'altro. La tinta dell'altro è una tinta, quello dell'Edelstein Sapphire, è una tinta molto particolare, è una tinta di quelle cangianti. Allora abbiamo la sensazione, mettendola giù appena scritta, di un colore, ma dovete aspettare che si asciughi, e intendo almeno 5-6 ore, per vedere realmente qual è la tinta di questo inchiostro bellissimo. Eccolo qua. Guardate che bello. Ink Pelican Edelstein Sapphire. Guardate che bel blu azzurro, ci sono quasi anche un violetto per certi versi, può richiamare anche il violetto. Vediamolo sulla carta Rodia, veramente molto bello, a me piace molto, anche se dal punto di vista della resa è un inchiostro che è ancora più liquido. Sì, è veramente molto bello anche Pelican Edelstein, è ancora più liquido della produzione 4001, e quindi per me è troppo scorrevole, non va bene per quello che sono i miei intenti calligrafici, però devo dire la verità, è veramente molto bello. Guardate com'è bello questo inchiostro, davvero. Come sempre siamo su una Pelican M150F Nib. Lo andiamo a provare velocemente con un'altra penna. Vediamo come si comporta, perché uno degli aspetti, delle caratteristiche che ci piace anche valutare è proprio la resa della penna magari con delle punte diverse. Ad esempio, vediamo se questa è pronta per scrivere. Questa volta utilizzo una bella stipula, che è un pennino T-Flex di quelli un po' larghi. Vediamo dal punto di vista calligrafico come si comporta. Che bello, bellissimo. Ink Pelican. Bella, anche se questo è un pennino grosso, quindi bisogna fare un rifornimento adeguato, perché l'intenzione di una Pelican 150 è di un tipo. E con questo invece bellissimo, bellissimo. E questa qua abbiamo detto essere una stipula Etruria. Come vi ho sempre detto, il fatto di avere un pennino flessibile ci consente di apprezzare anche la variazione del tratto e quindi quanto cambia il nostro inchiostro. Se Ve lo faccio vedere poi quando si sarà asciugato, vi rifaccio una foto. Vedrete come sarà cambiato da questa tinta così bella, così anche piena e anche scura in questo momento. Invece diventerà un pochettino più chiara e andrà verso proprio lo zaffiro, quindi un blu chiaro molto elegante. Ancora una volta lo proviamo qua, certamente, in Pelican.
Pelican, questo qua è un T-Flex Nib. Certo, è più bello su Rodia, non nascondiamocelo. Vedete com'è già diversa la tinta tra questo che ora vi faccio bello fresco, che è scuro, violaceo quasi, e questo che invece è diventato azzurro. Vorrei provarla prima di finire questo video, mostrarvi anche con un pennino invece decisamente più grande. Ecco, qua usiamo un pennino calligrafico Lamy, facciamo la differenza tra i due inchiostri, prendiamo prima il blu Black Pelican. Guardate che differenza, questo è un Pelican blu Black, anche se ve l'ho detto, è un po' viziato perché io lo scriviamo qua, virato al nero. E proviamo a vedere come scrive invece quell'altro. Vediamo con Edelstein che sarà senz'altro ancora più bello. Ecco, una caratteristica di questo inchiostro è che messo su un pennino un po' più largo purtroppo sbiadisce, cioè più il pennino è sottile più lo carica, ma nel momento in cui uso un pennino, vedete, di questo tipo non riesco ad avere quella saturazione cromatica che invece avevo quando utilizzavo un pennino più stretto. Resta un ottimo inchiostro, soprattutto vi invito a provare se ne avete voglia, se vi piace la serie della Edelstein, ha delle colorazioni veramente molto belle. Non saprei dirvi qual è quella che mi piace di più, pur rimanendo un inchiostro che per me è un po' troppo liquido, un po' troppo veloce per la scrittura ponderata, fa scorrere molto bene il pennino, a mio giudizio anche troppo per chi vuole concentrarsi sulle curve, sulle rifiniture e le asole delle varie lettere. Vi ringrazio per aver visto anche questo video e vi invito a continuare a farlo sul canale di Stilographic Art. Ciao!